Massimiliano Alvini per parlare di un match che ha visto il Tutto Cuori sicuramente giocare meglio dell'Aprilia nel primo tempo. Nel secondo tempo le due squadre si sono affrontate più a viso aperto e comunque il Tutto Cuori ha messo da parte almeno 3 palle per il vantaggio, anche se poi va segnalato l'occasionissima occorsa proprio all'Aprilia. Insomma, pareggio 0-0 giusto e 11ª posizione, quindi posizione playoff mantenuta. Abbiamo fatto secondo me una prestazione ottima. È mancata la vittoria, perché come volume di gioco, come occasioni, è mancata la vittoria. E oggi abbiamo fatto una prestazione buona, siamo stati corti, compatti, riuscivamo sempre ad arrivare a tappare le giocate a loro e poi ripartivamo bene con idee. E abbiamo fatto, secondo me, una grande prestazione in un campo dove qui ultimamente hanno perso tutti, hanno perso Teramo, Casertana. No, e noi oggi abbiamo concesso solo una palla gossa, un errore, un contropiede, ma devo fare un elogio alla squadra perché ha fatto una grande prestazione. Anche perché, mister, se contro il Gaborrano forse era mancato quel che ha contraddistinto il Tutto Cuoio per tutta la stagione, insomma la grinta, arrivare primo sulla palla, sulla seconda palla, in mezzo al campo, ecco, oggi la squadra ha risposto pienamente e poteva portare via il risultato pieno. Il rammarico mio è per quella partita lì, col Gaborrano, ma succede, l'ho già detto dopo quella partita, succede a volte che ci sono partite dove sei costretto a vincere contro una squadra che lotta per un obiettivo diverso e sei bloccato. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione e sono contento perché la squadra ha risposto e sono molto contento anche per le persone che sono venute qua, hanno sfidato l'acqua, ci hanno fatto sentire il loro calore e la squadra le ha ripagate con una grande prestazione. Le avevo chiesto ai ragazzi di mettercela tutta anche per i tifosi che sono venuti qua, che ci hanno incitato, e penso che anche i tifosi possano essere contenti della prestazione che abbiamo fatto, che i ragazzi hanno fatto. E ora ce la giocheremo domenica con la Casertana. E infatti, mister, era proprio l'ultima domanda, 11° posto mantenuto, quindi posizione playoff che al momento è del Tutto Cuoio, però domenica prossima, 4 maggio, arriverà a Santa Croce proprio la Casertana, già sicura partecipante alla prossima Serie C unica. Che Casertana troveremo e soprattutto quale dovrà essere la partita del Tutto Cuoio? Noi dobbiamo vincere, poi bisogna vedere cosa succede anche dall'altra parte, i risultati. Ma se la squadra è quella di oggi, se la squadra è quella che ha giocato con l'Ischia, col Teramo, che ha fatto noi abbiamo fatto 33 partite, l'abbiamo fatti su livello importante, abbiamo 41 punti, siamo 11esimi a un punto, siamo lì in lotta. Io vedo una grandissima opportunità, domenica abbiamo una grandissima opportunità, vincere e andare nei playoff per andare a giocare la terza serie nazionale. Penso che sia un obiettivo fantastico, vorrei vedere il Masini pieno e tutti i tifosi che incitano i ragazzi. Poi quello che viene fuori vedremo. Sono convinto però che se la squadra si esprime come oggi, ha idee come oggi, possiamo fare una grande prestazione.